mentre un'altra squadra dei NAS sarà impegnata nella verifica di un parco acquatico. Qui avete avuto un problema di infiltrazione? Lo abbiamo avuto quest'inverno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono il comandante dei NAS, dobbiamo fare un'ispezione. Se mi chiama il direttore, grazie. Questi sono prodotti surgelati caffè, all'origine, che voi rigenerate oppure... Ok, e di queste quindi abbiamo, che ne so, una scheda tecnica, un'etichettatura. Sì, 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 c'è tutto. La vediamo da dietro? Certo. Le temperature le avete già registrate per oggi? Sì, registriamo le temperature quotidianamente. Questo l'olio ogni quanto lo cambiate? Ogni quanto lo cambiate, signora? Settimana direi che ti fa. Nel primo bar sembra tutto a posto. I NAS si spostano verso il ristorante. Vediamo il percorso dall'entrata delle merci, dove c'è la verifica dell'HGP. Sì, vediamo un attimo queste preparazioni. Questo qua sono tutti semi lavorati. Sì. Cioè le uova le metterei fuori, sono portato di salmonella, uova, pollo. La norma dice che tutto ciò che è pollame, quindi uova derivati del pollo, andrebbero comunque messi in una zona a parte o comunque in un contenitore chiuso. A ora di pranzo vanno 1000 persone a mangiare contemporaneamente, quindi in questo caso soprattutto loro hanno la necessità di preparare tante cose prima, perché poi non potrebbero fare espresso tutto. Quindi è da verificare soprattutto la conservazione degli alimenti, il fatto di tenere a temperatura costante tutti gli alimenti, di preservarli, di stoccarli in modo senza promiscuità. Qui avete avuto un problema di infiltrazione? Lo abbiamo avuto quest'inverno e ogni tanto lo rintocchiamo, quindi leviamo la merce e gli diamo una trattata. Qui mo che c'è la bella stagione, andrebbe secondo me rifatto. Lì poi dovete intervenire anche, manca una mattonella, mettetela. Tanto non costa niente. Oggi non avete animali in cura. La clinica in realtà viene utilizzata principalmente per la parte dei laboratori. Allora, questo qui è il laboratorio. E questo qui è un plastico fatto da me questa settimana per esercitarmi all'utilizzo dell'endoscopio. Riproduce quella che potrebbe essere una bocca, un esofago, un primo e un secondo stomaco. Esatto. Questo in realtà è un ospedale in miniatura, cioè non esattamente come un ospedale umano, come un policlinico umano a tutti gli effetti. Ma lei qui ha un registro di tutte queste scorte? Sì, abbiamo. Lo vediamo? Certo. Qui c'è il registro dei farmaci? Sì, adesso diamo un'occhiata. Vediamo questo. A chi l'abbiamo somministrato? Sì, l'ultima volta il per la tartaruga. Questo l'ho usato io l'ultima volta. Tra luglio e agosto 2017. Ok, vabbè, allora noi abbiamo terminato. Quindi non ci sono contestazioni. Delle piccole migliorie vanno fatte. Cioè abbiamo con l'utente nel deposito del ristorante, quello grande, la tavola calda, sì. Lì il deposito presentavano delle vecchie macchie di umidità che lì vanno comunque raschiate. Quindi diciamo che nel complesso per noi l'ispezione va bene. Il parco è stato promosso a pieni voti.